Dalla Polonia rilanciano. Orsato non arbitrerà la finale di Euro 2024 su decisione di Čeferin. Un saluto a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Quanto ti costò non aver dato quel famoso cartellino giallo a Pjanic nella ormai celebre, famosissima partita Inter-Juventus che secondo tanti abitanti di città laggiù ha deciso un campionato proprio. Da quel cartellino giallo non dato sono cominciati i problemi e i pensieri per Orsato, sia per quel che riguarda il rettangolo di gioco che nella vita privata personale. Ma non sono ancora finiti i guai per questo personaggio, che non solo non viene preso in considerazione così come dovrebbe essere preso un arbitro del suo peso, ma viene continuamente punito. Sappiamo che per quel che riguarda l'Italia c'era Rocchi che lo metteva in panchina molto spesso, infatti è da quella volta, da quella partita lì, che Orsato non arbitra più la Juventus contro l'Inter. Incredibile, ma vero, e per la serie gli arbitri sono tutti a disposizione della Juventus, Orsato invece sembrerebbe non esserlo proprio da quella partita. Le parole che sembrano una denuncia arrivano direttamente da un ex arbitro polacco, e poi andremo a vedere chi è, perché naturalmente fa anche nome, non si nasconde come gli arbitri delle Iene che nascondevano il nome, il volto, la voce per sparare tante di quelle accuse, poi alla fine tutte andate nel dimenticatoio non appena si è assegnato lo scudetto di cartone della Marotta League. Iscrivetevi al canale come sempre, vi dico, attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati ogni volta che uscirà un nuovo contenuto, è totalmente gratuito, a voi non vi costa assolutamente niente. Aspettate la fine di questo video per commentare con il vostro pensiero, ma non dimenticatevi di farlo. E poi, cosa molto importante, la condivisione. Per questo vi ringrazio davvero di cuore, perché mi state dando una mano enorme con le vostre condivisioni, con i messaggi che mi scrivete, e soprattutto, cosa anche importante per quel che riguarda l'algoritmo di YouTube, i like che mettete ad ogni mio video. Grazie mille per il supporto che mi date. Andiamo a parlare adesso di questo personaggio, Aleksandr Čeferin, il presidente della UEFA, con vicepresidente della UEFA, il presidentissimo Cef e Gravina. Sto facendo una confusione con i nomi, ma ormai sappiamo che sono tutti una cosa sola. E allora andiamo a leggere che cosa è successo, perché Orsato non ha ancora finito di pagare. Sappiamo che è l'ultima partita, l'ultimo evento, e poi appenderà il fischietto al chiodo. E anche per l'ultimo evento hanno voluto fargli un regalo. Questo per ricordare e per far vedere a tutti come funziona. Mi raccomando, gli arbitri sempre tutti a disposizione della Juventus, ma non sbagliate mai contro l'Inter, perché altrimenti fate questa fine qui. Andiamo a leggere, perché Daniele Orsato non dirigerà la finale di Euro 2024, secondo quanto riportato dal portale polacco Sport PL. Alla base di questa scelta ci sarebbe un diktat o qualcosa di simile da parte di Aleksandr Čeferin, presidente della UEFA, che avrebbe parlato con Roberto Rosetti, attenzione, presidente della commissione arbitri della UEFA, spiegandogli il proprio disappunto per la direzione di gara del fischietto italiano nel match degli ottavi di finale tra Portogallo e la sua Slovenia. In particolare, scendendo nei dettagli, il rigore concesso e poi fallito da Cristiano Ronaldo, che non ha gradito il numero uno del calcio europeo, e quindi lo ha fatto presente a Rosetti. Decido io, ragazzi. Decido io, punto e basta. Qua sono tutto io. Ecco perché sono state modificate. Attenzione che ultimamente viene modificato tutto. L'emendamento Mulè, tutto modificato a body subito. Cancelliamo tutto immediatamente, perché, come vi ho detto nel video di ieri, sempre Čeferin è partito in quinta con le minacce. Attenzione, perché se non si modifica questo emendamento di Mulè, rischiate che io non faccio partecipare nessuna squadra italiana alla Champions League. Questa mi sarebbe piaciuta vederla fino alla fine, perché come glielo vai a dire a Marotta che non partecipi alla Coppa, che il campionato è suo? Lì mi sarebbe piaciuto vedere la faccia di Čeferin contro proprio questo personaggio. Ecco perché sono state modificate le designazioni, con Orsato che ha arbitrato un match dei quarti di finale raggiungendo quota 4 partite, la cifra massima stabilita da Rosetti per ciascun direttore di gara, estromettendolo dalla corsa della finale e della semifinale, in cui sono previsti i designatori
designazioni politiche, quindi non c'entra niente più col calcio, lì si va, avete capito? Come funziona ormai il calcio italiano? La partita in sé è soltanto una perdita di tempo per loro, perché è tutto quello che c'è attorno alla partita che gli interessa. Ci saranno lo sloveno Vincic e il tedesco Zweier, mentre l'ultimo atto dovrebbe toccare a Simon Marcianic. Marcianic, spero di averlo letto bene, non lo so. Che così riuscirà a raggiungere un record, avrà diretto finale del mondiale, Champions League, mondiale per club, Supercoppa europeo ed europeo. A rivelare tutto ciò è stato l'ex arbitro polacco Rafał Roszkowicz. Quindi non è uno che si nasconde come gli arbitri delle Iene. Nome e cognome, eccolo qua. Che ha citato fonti anonime e rivelato come Čeferin interferisca pesantemente nelle questioni arbitrali. Giovedì verranno rese note le prossime designazioni. Io non so che cosa si aspetti ancora, perché qualcuno provi ad aprire un'indagine. Sia sul fatto che Čeferin, per arrivare fino a quel punto, ha dovuto falsificare il suo curriculum, di questo ne abbiamo parlato l'inverno scorso, ma giustamente non crea tanto scalpore, anche perché in quel momento si parlava della Juventus e di tutto quello che c'era attorno alle plusvalenze, quindi le altre cose perdono un pochettino di interesse. In questo caso continua a pagare Orsato, quel cartellino giallo non dato, ripeto, quel cartellino giallo non dato a Pjanic, anche se a detta sua, e non solo a detta sua, il primo cartellino dato al... Mamma mia che voce che mi è uscita. Il primo cartellino giallo che ha dato a Pjanic era un po' esagerato, per questo molto probabilmente che il secondo, anche perché comunque non puoi buttare fuori un giocatore per una cosa del genere, non lo ha voluto dare. Ricordiamo che poi per quell'evento è nato il volere, anzi l'informazione dei media ha creato il volere popolare che la Juventus abbia vinto quello scudetto proprio in quella partita, mentre quest'anno il campionato della Marotta League non è stato assolutamente influenzato dagli episodi arbitrali e soprattutto dal fatto che il VAR funzionasse ad cazzum quando giocava l'Inter, cioè per gli episodi a favore tutti pronti a vedere anche lo sfioramento della maglia di Lautaro Martinez che vola in aria contro l'Udinese, mentre per quel che riguarda il contrario, le gomitate in area di rigore si danno, bastoni si chiama così apposta per dare le bastonate, e quindi non è che puoi evitare di fare quello che gli viene meglio a lui. Detto questo, il nostro amico Čeferin un'altra volta mette lo zampino per aiutare sempre comunque il volere popolare e anche il protocollo che si è ormai creato. Hai sbagliato, hai dato un favore alla Juventus, secondo il volere popolare devi essere punito e verrai punito per tutta la tua carriera arbitrale, perché ormai sei stato etichettato. Così è stato etichettato anche il nostro Orsato, che è uno dei migliori arbitri del mondo, ricordiamo che sta arbitrando, che ha arbitrato l'europeo, che l'anno scorso però ha trovato molto riposo da parte di Rocky, che non pensava fosse all'altezza di determinate partite. Detto questo, è incredibile quello che sta succedendo. Una cosa più incredibile è il fatto che nessuno intervenga e che i giornali, quelli più letti, non ne parlano assolutamente. Trema la terra sotto i piedi di Gravina, teoricamente anche sotto i piedi di Čeferin, ma sappiamo che la giustizia se la fanno loro, e quando la giustizia te la fai tu, naturalmente puoi vantare di vestire lo smoking bianco. Hai capito? O te la devo spiegare?